Ed eccoci all'ora di pranzo. Sto preparando delle verdure, in questo caso sono zucchine, carote, un po' di cipollotto. Aggiungo un pochino di spezie che adoro e sono del garam masala, va benissimo anche del curry se lo avete o se lo preferite. E per dare un pochino di croccantezza a questo piatto e completando anche con una parte di grasso, in questo caso la parte lipidica è proprio poche gocce di olio di oliva, e quindi abbiamo aggiunto anche gli anacardi e, ripeto, la spezia che si chiama garam masala. Come secondo piatto proteico invece andrò a preparare adesso in questa piastra, è una piastra antiaderente, tipo un fornetto praticamente, e una farina frittata, in realtà è una frittatina realizzata senza uova, ma solamente con un composto a base di farina di ceci. Ho aggiunto sale aromatizzato e un pochino di sale, poco però perché c'è appunto già questo con gli aromi. Ho aggiunto della salvia in polvere e dei semi di lino frullati. Questo permetterà di ottenere una consistenza compatta anche senza aver aggiunto le uova. E da vedere così non è carinissimo, però adesso la lasciamo cuocere un momento, poi la vediamo successivamente. Ecco che qua ho girato la frittatina, non è ancora completamente pronta. La lascio cuocere altri 2 minuti per quest'altro lato. Ecco qua praticamente il piatto completo, coordinato con le verdure, decorato un pochino con i semi di sesamo, cipollotti e la nostra frittatina senza uova. Buon appetito a tutti e alla prossima. Ciao! Ciao, scusate i tentennamenti del prossimo video, ma è veramente il primo in cui parlo in diretta e non mi sono neanche presentata. Sono Laura e sono la tata di cucina. Ciao! Ciao, allora oggi è sabato, sono tornata da poco dal lavoro, abbiamo fatto una giornata per l'open day sul posto di lavoro e sono un po' stanca, quindi mi sono messa comoda sul divano, ho una mezz'oretta per riposare. E mi è venuto in mente di dire 2 cose sul perché ho deciso di fare questo canale, cosa verrà trasmesso e quindi come terrò compagnia a chi avrà voglia di ascoltarmi. Allora, io da qualche anno ho avuto dei problemi di salute che mi accompagneranno probabilmente per il resto della vita. È una sindrome cronica e al momento senza guarigione. Questa difficoltà mi ha messo in condizioni di ripensare in maniera importante al mio lavoro, che è quello di cuoca e di insegnante di cucina, e considerare che effettivamente l'alimentazione ha un'importanza fondamentale nel nostro organismo, non solo come qualità di cibi che ingeriamo, ma anche come sistemi di cottura, abbinamenti e scelta proprio del prodotto da utilizzare. Questo, tra l'altro, è un pilastro, è un fondamento anche per quanto riguarda la mia terapia alimentare, per quanto riguarda la mia terapia per poter mantenere i sintomi della malattia in maniera diciamo gestibile, da potermi consentire di condurre una vita quotidiana sufficientemente dignitosa. Anche se non è detto che in alcune giornate possano esserci momenti più difficoltosi di altri. A questo abbino molto la camminata, anche se da ex maratoneta non mi posso più permettere di correre, camminare è un esercizio fondamentale per una questione di mantenimento della struttura fisica, ma anche per staccare la mente e in questo caso proprio per aiutarmi a non avere quelli che sono gli effetti controindicati a causa dei farmaci che purtroppo devo prendere. E non però per questo mi devo abbattere, la vita è bella, ne ho ancora tanta da vivere e ho tanta voglia di scoprire cose nuove e mi piace cucinare, quindi lo farò sempre con gioia. Mi piacerebbe che qualcuno di voi trovasse piacevoli quelle cose che cucino. Mi piacerebbe anche
darvi un senso di positività ogni giorno, perché è quello che cerco nella mia giornata di qualunque momento. E in questi video troverete me, troverete alcuni bambini, delle mani di ragazzi, spesso lavoro e collaboro per le mie attività con altre persone perché questo mi fa piacere, mi fa sentire più coinvolta e mi piacerebbe poter credere di suggerire un sistema di alimentazione naturale, sana, anche per i giovani che in futuro avranno sicuramente da fare i conti con delle problematiche determinate a causa dell'alimentazione. Con questo vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione. Mettetemi un like se vi è piaciuto il video e iscrivetemi al canale se volete continuare con me questo percorso. E intanto vi auguro buona domenica per domani. Ciao!